Ciao, ho appena finito di colare un nuovo casto che è già il secondo per oggi e alla fine della giornata mi auguro di arrivare almeno 15. È un record, però così. Tra un casto e l'altro, no? Perché ne ho colato uno che si sta indurendo dentro lo stampo, scusate la parola, ma è la tecnica che la richiede. Nel frattempo che lui si catalizza, io approfitto per recuperare un po' il casino che ho fatto ieri sera. Non mi ricordo bene quello che avevo detto, eccetera, però non è importante. Il punto dentro di me è chiaro, no? Mi sono ritrovato sto cazzo tra le mani senza volerlo, così prepotentemente protagonista, no? E la cosa curiosa che è successa è che ho cominciato ad osservarlo anch'io. Ed è successo l'altro giorno, è proprio, ve lo faccio vedere, guardate. È questo qui, no? Questo qui, incriminato dalla Nestlé, eccetera. Su questo non ci puoi fare niente, Nestlé. Questo l'ho fatto nel 93 e tu ancora non l'avevi comprata alla Perugina, credo. E sai, anche se l'avevi comprata, questo qui non morirà. Non lo tolgo perché fa pulcino da te. Questo mi dispiace, però, chiuso la parentesi. Mi sono accorto mentre l'avevo in mano l'altro giorno che ero qui, no, che stavo guardando perché volevo rifare uno stampo perfetto, fatto bene, eccetera. Lo guardavo e a un certo punto mi sono ritrovato come imbarazzato, no? Non perché si stava vedendo, perché li metto in vetrina, per cui quello è un problema che io non ho forse mai avuto, no, fondamentalmente. Però come mai ho reagito così, no? E riflettendo, cosa che io faccio in automatico molte volte su queste piccole, apparentemente piccole cose, ho riflettuto e ho detto, mi ha dato fastidio perché l'immagine, se qualcuno mi vede con questo cazzo in mano, può pensare, ah, ma allora tu sei lascivo, ti piace la cosa, capito? Sì, la parlotti, eccetera, però ti piace, eccetera. E mi sono ritrovato a essere imbarazzato perché inconsciamente nella mia anima so che questo qui è l'unico oggetto rimasto che nella nostra società occidentale, americana ed europea è un simbolo che dà fastidio e allora noi come bravi bambini addomesticabili abbiamo accettato questa cosa e per entrare in confidenza con lui perché ci piace nel nostro inconscio abbiamo simpatia per lui e poi vi dirò perché, intanto che si indurisce quello che è nello stampo. E questa riflessione mi ha fatto venire in mente una cosa, lo metto giù perché il concetto non deve essere tenuto in mano, no? Ma deve essere parlato. Mi ha fatto venire in mente un discorso che io sentii fare da Carpe Oro. Carpe Oro è un personaggio che ve lo cercate in internet, YouTube, e se avete voglia di prendere vantaggio dalla vita si spiega da solo. Io ho fatto tesoro di un'informazione che ho captato dal suo discorso, no? E che è questa. Lui dice, ha fatto un bellissimo discorso, una presentazione, ha chiarito cos'è il potere. Il potere, quel potere che diciamo, ah, il potere, in realtà lui ha detto, sapete cos'è? No, io non so, no. Dico, sì, il potere divino, so che cos'è, è quello, basta e avanza, ma il potere come si applica qui nel mondo, che non ha nulla di eterno, è iniziato e un giorno finirà. E io sono convinto che stiamo vivendo il periodo nel quale finisce questo potere qui. Senza combatterlo, senza ucciderlo, perché non va ucciso, non va tenuto al minimo della nutrizione. Invece di ingrassarlo com'è a dismisura e rendere noi secchi, schiavi alle sue dipendenze, semplicemente perché noi gli diciamo sì, non ci ha talmente confuso che neanche ci rendiamo conto che noi diciamo un sì con l'anima di cui non siamo coscienti, e questo è il suo gioco che fa. Che gli permette di sodomizzarci a noi da millenni. Non è una persona, non è il diavolo, è una forma mentis che chi va al potere fa a livello di zombie, non lo sa neanche, capito? Però, tornando a Carpe Oro, e poi chiudo perché mi si sta indurendo, e questo è un bene per me e per voi perché stringo,
Tornando a Carpiaro, Carpiaro ha detto: il potere per effettuare il suo inganno ti fa una magia, ti crea un cerchio intorno nella tua vita che ti spinge a fare cosa di diverso da prima quando sei di fronte alle situazioni o alle cose. Ti spinge a chiederti come fare per ottenere o realizzare una cosa. Non ti fa mai chiedere perché io devo fare questa cosa. Non ti fa mai chiedere perché. Con questa riflessione che mi è scattata da quel disagio che mi ha sorpreso, come io liberatore del cazzo, provo imbarazzo a farmi vedere, perché questa cosa è legata a un giudizio. Allora, quello che mi dà fastidio del giudizio è della molla sulla quale il potere ci tiene i nostri sacri coglioni dell'anima in mano, e decide lui se tira da una parte, tu gli vai dietro. E se non gli vai dietro, sei incastrato e non servi più a niente. Comunque così. E adesso chiudo qui la cosa. Nel prossimo video che faccio corto, dalla prossima colla, perché man mano che aumenteranno i cazzi lassù in cima nell'architrave bianchi, e non li voglio sbattere in faccia alle persone, io, per quei pochi che vedranno questo video, approfitto per dire: non li metto lì per sbattervi in faccia, li metto lì per cominciare a mostrarli, perché mentre loro si mostrano io riesco a leggerli e a riportarvi l'informazione anche a voi. Poi voi direte, ognuno per sé, come gli suona. Chiudo qui e vado a vedere se è indurito al punto giusto. Se è cazzuto, come si dice, dovrebbe averlo fatto.